of strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my vibe. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a please.
5 qui in live. Perfetto. Prova, ok. Qui su home, sì. Perfetto. Bene, bene, ragazzi. Allora, siamo qui su Amsi 2. E siamo con questo bellissimo Solaris 3 porte, 18 metri, della Sasa. Fatto da poco, repaint non mio, ma di una persona che conosco. Di riaccendere l'elettricità. Ok, settare la linea. Linea 0330, vediamo se è giusta. Ok, route 01. No. Route 02. Grisbach Schönblick. Ciao Mix, ciao Andrea. Accendiamo le luci e il motore. Sì, ho visto, ho visto. Neanche risposto, anch'io. Sono su Stadtdreieck. Stadtdreieck versione 3, sono su quella lì, sono. Linea turno 102.09 modo Montag Donnerstag e partenza alle 11.35 dal Nordbahnhof. Accendiamo le luci. Ok, sono 20 gradi, però noi accendiamo. Mettiamo la finestrina. E poi finestrini pure dentro al bus. Qua, là. Perfetto. Apriamo anche sopra i doblò. Oh, l'ho sbagliata, ecco qua. Apriamo il doblò. Uno. Uno. E due. Perfetto, sono aperti. Penso ci sia bisogno dell'aria condizionata ancora. Ok, dobbiamo partire tra 10 secondi dalla fermata che c'è qui giù. Attiviamo le indicazioni. Alzo un po' il microfono così non lo sbatto. Sto coglione. Solaris 3 porte, si chiama Solaris BVG se non sbaglio sul menu degli autobus e quello manual doors si chiama così, non so se ce l'hai. Quello più bello come autobus. Porte manuali ho messo. Ora mi sono settato pure i pulsanti per aprire le porte da tastiera. Quindi premo il pulsante di A4. Aspetta, chiedo quella dietro. 2, che è quella in mezzo. E siamo già molto in ritardo. Direi possiamo chiudere la prima porta qui davanti e andare via. Diciamo che sto un po' azzardando a prendere un 18 metri su questa linea, perché solo non me la ricordo, ma penso che sia una linea di quelle un po' complicate con 18 metri, però boh, vedremo come va.
Perfetto. Qui si deve salire qualcuno. Vecchietta deve salire. No, via. Ok, un po' stretto. Andiamo di qua a sinistra. Quanta gente abbiamo oggi? 5 persone. Vi dirò che c'è una persona speciale anche guardando la lista utenti in chat. Una persona che non vedo, non scrive mai, ma guarda spesso le live. Vediamo se capisce chi è. Vediamo se capisci chi sei. Chi intendo. Scrivi un ciao ogni tanto. Tu che stai guardando e non scrivi mai. Non te, Mix. C'è una persona che è live, spesso viene in live, ma non scrive mai, no? E secondo me lui ha capito che intendo di lui. Che conosco, una persona che conosco. Madonna, che perfetta sta manovra. So che lui sa che stai parlando di lui. No, no, te, hai scritto tutti i messaggi tu li hai scritti in questo momento sulla chat. Tac, tac, tac. Perfetto. 0-0, partiamo. Va bene. E si va anche bene. Perfetto, 0-0 precisi, si parte. Bene. Lag un po'. Lag. Lag, basta. Ok, perfetto, si sta. Bastava chiederglielo. Oh cazzo, mi sono dimenticato di mettere.
Denunci vocali, mi ero dimenticato di mettere. Salve. Hopla. Segnale è rosso. Semaforo rosso. Verde. Bene, bene. Ciao Picellux, buonasera anche a te, come stai? Oggi guido gli autobus. Ah, Picellux, sì, c'era l'evento del wipe. O oh, l'hai visto dalla live? L'hai visto da qualche live, l'hai visto? Dai che verde, veloce, veloce, veloce. Beh, visto dalle live, peccato, perché visto dal vivo era molto bello. Comunque, cosa ne pensi di sto wipe? È stato bello l'evento? L'evento finale, soprattutto. A me è piaciuto tantissimo. Siamo alla stazione ferroviaria, vedete c'è il treno che passa, guardate là. Sì, vero, le parole dette alla fine è stato bellissimo. Poi anche la
La schermata nera e poi con le scritte della cancellazione di tutti i personaggi. Quello è stato anche molto bello. Tipo cancellazione in corso, cancellato, tutti i nomi di tutti i 364 giocatori che hanno giocato in questo wipe qui. Che non sono mai wipati durante il server, ecco. Tutti i giocatori attivi che hanno giocato, che sono loggati in questo server. C'è stato, molto bello, sì. Sì, diciamo che è uno dei server, veramente il server dove penso ci sia il migliore RP d'Italia, questo qui. Su questo è sicuro, l'ho sempre detto, è uno dei server, cioè dei server che ho visto, in cui ho provato, è il server dove c'è l'RP migliore di tutta Italia. E lo dicono anche persone di altri server, cioè non è che sono l'unico che lo pensa o persone perché gioco qua. Lo pensano persone che giocano anche in altri server, oppure che sono staff di altri server, mi dicono sì, su questo hai ragione. Che Los Santos Live è proprio un server cioè, in cui l'RP è forse uno dei migliori d'Italia. Soprattutto grazie tanto grazie agli staffer, ma anche tanto grazie ai player che lo permettono, perché lo staff sì, serve, è molto utile, molto bravi, ma se non hai i player che giocano un buon RP, non hai un buon server che fa bel RP, capisci questo? Lo dico io. Quindi dipende tutto sia collaborazione staff player, ecco. Arancione, via. Vai veloce che anche se è appena diventato rosso, non passa nessuno. Dümener Bergstraße. Ma dipende, Pichelux, cioè. Dipende in varie cose, dipende da molte varie cose, cioè non. Non dipende tutto da una singola cosa, come non dipende, cioè. Dipende da svariati fattori. Qua è molto stretto. C'è molta fatica a passare, però. Non tocco perché sono bravo. Dove sotto c'è il treno che passa qua sotto? C'è la ferrovia. Vabbè, Mix. Tu, ecco, hai avuto problemi con lo staff, però, non tutti ce l'hanno avuto. Mai. Mix. Grave, non istigare pensieri molto brutti da parte di Mixrox. Che poi si dice cose molto brutte. Devo riprenderlo per.
qualcosa? Ma dipende, cosa stai dicendo, boh. Troppo presto sono arrivato a certi posti, vabbè. Andiamo. Ok, perfetto. Apicellux, io non lo so. I miei progetti penso che siano tornare in polizia. Poi ogni cosa, ogni decisione, ogni evento potrebbe determinare un cambiamento di idee e di progetti. Quindi adesso vedremo cosa succede. Inizio wipe. Vedo un po' come si muovono altre persone. Come si muovono altre persone. E poi prendo la decisione ufficiale. Comunque per moderatori. No, Manuela Belli, basta, basta. Emily Wilson ho fatto, poi basta adesso. Cambio di nuovo personaggio. Non porto Manuela Belli per la terza volta, quarta volta sarebbe. No, no. Già l'ho portata 3 volte. Ora Emily Wilson e adesso un altro nome. Comunque i moderatori se sono in live possono entrare nella stanza live sul mio Discord. Grave, se vuoi, o Demi, se siete in live, potete venire da me. Ovviamente contenendosi, Grave, capito? Parlo con te, capito? Apicellux, sempre donna? Chi lo sa, vedremo. Se cambio. Se faccio il maschio sul suo server, penso che tutti mi direbbero. Tutti non ci crederebbero, non mi riconoscerebbero manco a pagarli. Non mi riconoscerebbero mai dalla voce. Però. Si spegne. Comunque penso sì, comunque le mie idee sullo Santos sono sempre donna, ovvio. Perché è l'unico server in cui è possibile poterla fare una donna con questa voce facendo un maschio. E ruolare una donna da maschio è l'unico server in cui è possibile questo. Quindi, cioè, secondo me, perché posto come ho detto prima, l'RP è molto molto forte, molto molto bello, molta qualità, quindi solo qui è possibile fare la donna, diciamo, essendo un maschio real e. Questa cosa è una cosa che apprezzo molto del server. Perché in altri server, per esempio, ti chiamano in modo diverso, oppure hanno comportamenti diversi, diciamo. Ed è per questo che mi sono trovato subito bene. Ora dobbiamo andare a Nord Bahnhof. Perfetto, ho cambiato il display. E aumentiamo il tempo perché sinceramente a partire. Dobbiamo partire. Partiremo alle 12:10. 12 e 10. Perfetto. Esatto. Ci siamo intesi, ecco, capito? Ci siamo intesi, Apicellux. Molti altri server non puoi perché sono immaturi. Sì, Zennar, questo è il pullman per la Cina, vuoi salire? Ti porto in direzione coronavirus. No, ops, non parliamo di queste cose. Guarda che brutto che sono io, guarda che brutto, guarda che brutto, guarda. Dio mio, che. Bah. Via, partiamo che siamo già un minuto di ritardo. Zenno, al prossimo wipe cosa fai tu? Di nuovo il cinese con Hao Bai Ying Er Chao? Ho imparato il nome, pensa un po' te, bravo.
faccio lo staffer. No, non fare solo staffer, fai qualcosa anche, fai un personaggio, fai qualcosa, Zenor. Non fare come hai fatto negli ultimi mesi, solo lo staffer. Lo staffer noioso che non fa RP. Ok, Jang. Ah, quella con asciughino fai? Quella di asciughino proposta da lui? Ok, Allo. no, ho letto quell'asciughino. Ci sta. Un modo. È una gang, diciamo, una proposta gang molto. Molto, diciamo, particolare, cioè molto unica, nu un nuovo modello, un nuovo tipologia di gang, cioè che non con si concentra sulle solite cose, ma a fare altro, ecco, cioè ci sta, ho letto, bella idea. Sono curioso, sinceramente sono molto curioso di vederla come si potrebbe sviluppare in game, ecco, sperando che la prendano. Mi è stata una letta alle gang, diciamo, ci starebbe, ecco, la vostra l'ho letta tutta perché mi era interessante, ecco. Io invece, Zenno, solo tu lo sai, ecco, voi staffer sapete cosa ho intenzione di fare, cioè tu lo sai, Zenno, cosa voglio fare, sperando in un buon senso, e una stavolta, chi lo sa, magari, si riesce. Mix ha già indovinato, comunque no, io mi sono proposto come capitano di polizia, come ho fatto lo scorso wipe, e finché non lo diventerò, continuerò a proporre, penso. Comunque, penso sinceramente, speriamo che di staffer, almeno questo wipe, ecco, dopo la proposta dello scorso che mi è stata stracciata, diciamo, un po' ingiustamente, sinceramente, però un po' ingiusta l'ho trovata la scorso wipe, diciamo, di non riuscire a diventare capitano. Però speriamo che questo wipe magari si riesce a raggiungere l'obiettivo. Ma no. C'è nessuno che deve salire. Sopla. Mi sono appena accorto che ho sbagliato strada. No, anzi no, l'ho trovata giusta, è andata giusta. È andata giusta. Vedremo cosa ha in serbo, diciamo, il mio destino per questo wipe qua. Spero di entrare in polizia come capitano. Come al massimo potrò fare qualcos'altro. Come me la sono cavata dopo che mi hanno licenziato, me la posso cavare anche a iniziare da capo con qualcosa, idee nuove, magari vedremo. Sono contento, vediamo un po' come va avanti la situazione.
Al massimo sì, come cadetto, con questo wipe qua. O al massimo magari se trovo il capitano, se riesco a capire un attimo. Se Zenion risponde almeno ai miei messaggi. Magari so, riesco, vediamo se Zenor mi risponde, cosa mi risponde, vedo di magari fare un'eventuale collaborazione con il capitano, con i possibili capitani che si sono proposti, ecco. Vedere un po', sapere, vorrei cercare di sapere chi sono i capitani che si sono proposti, magari poterci scrivere, vedere un attimo al massimo se possiamo collaborare insieme, magari io vice o lui vice, così magari uno dei due fa il vice, se siamo in due, poi siamo in tre. Magari si può vedere, magari se becchi magari quello con cui ti sei messo d'accordo, quindi da capitano, magari c'è probabilità, ecco, sei fortunato, ecco, vediamo. Tutto da vedere, ragazzi, tutto da vedere. Come ho saputo che poi anche zombie farà molto meglio lo sceriffo, capo sceriffo, ecco. Invito tutti coloro che sono in live a fare punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. Sono strano in anticipo, a meno che mi fermo, perché sennò poi mi danno la penalità. Manda avanti il tempo. Fate punto esclamativo Discord e entrateci, ragazzi. Faccio io punto esclamativo Discord. Bravo, Apicellux, grazie. Ora stavo facendo io. Grazie mille. Se volete entrare, entrateci nel Discord. Se entrate, andate nella sezione link, vari link importanti. Ma vi dirà, penso vi dice tutto il bot per ricevere la tag Twitch streamer nel mio Discord. Tutto in automatico viene fatto. Il bot ti dà il benvenuto, ti spiega cosa fare e poi vai. Chi entra, andare nella stanza a vari link importanti e mettere la spunta come reazione per ricevere la tag Twitch streamer, Twitch follower, scusate, madonna, Twitch follower. Ho intenzione in questo wipe, nuovo prossimo wipe, di poter di riuscire a di, ho intenzione di voler streamare ogni giorno che gioco, diciamo ogni sera che gioco. Se sono possibilitato, vorrei streamare molto di più rispetto a questo wipe, perché boh, potrei provare a streamare, vediamo un po' come funziona, come va, ecco. Questo wipe è un po' provato, ho iniziato un pochettino, non a livelli top professionali, tutto. Ma vediamo, adesso magari questo wipe qui punto a voler streamare molto di più di quest'altro.
verde. Uno, due, tre. Hallo. Guten Tag. Hallo. Buongiorno. Hallo. Ogni tanto lagga, si blocca, mannaggia. Quanto sarebbe sbloccato. Sì, lamentatevi di meno, ma che è colpa vostra NPC che vi fate laggare. Una corsia preferenziale, vediamo se accende la K. E dai. Cosa c'è? Mannaggia il cavolo. Di qua. Vabbè. Vabbè, fatto prima di entrare verde di là, che se ne frega, vado anch'io allora. Stretto qua. Penso sia una città inventata in Germania. A Gladbeck, penso. Gladbeck, boh. Boh. Penso sia una mappa inventata, ecco, comunque. Madonna, un po' la Hallo. ghicchia ogni tanto, nonna. Guten Tag.
Tu, Picellux, cosa vuoi fare prossimo wipe? Ma come lavoro cosa vorresti fare? Ah, bene, medico di nuovo, ottimo. Bene, bene, sono contento. Hai provato a proporti come direttore sanitario? Se vuoi farlo. Potresti proporti allo staff come direttore sanitario per il prossimo wipe. Bah, come vuoi, cioè, sinceramente non devi essere per forza presentissimo, cioè. Sono stati svariate cose negli ultimi periodi, cioè. Nessuno ti obbliga a stare online a H24. H24, quindi. E poi esperienza, cioè ce l'hai bene, hai fatto un wipe intero da medico, sei arrivato fino al grado di chirurgo, quindi cioè, sei stato anche un buon grado, ecco, di me come medico. Ok, togliamo l'indicatore di linea. Chiudiamo la porta dietro. Per la centrale. Spegniamo il motore. Aspettiamo un po'. Chiacchieriamo un po'. Però devi per arrivare fino a un grado alto come medico, un grado alto in qualsiasi lavoro devi. Cioè, se vuoi scalare di grado mentre giochi. Devi però fare in modo di sperare che il tuo direttore sanitario o chi ti sta sopra quitti il lavoro, cioè si wipa o lascia il lavoro.
E allora a quel punto lì. Allora a quel punto lì sì, ma altrimenti la vedo molto difficile arrivare a capitano, come capitano di polizia mentre pescalando il lavette oppure diventare magari direttore sanitario giocando così durante il wipe. Cioè è difficile, è possibile, ma è difficile. Boh. Ti dico, durante lo scorso wipe, cioè non 8.0 ma 7.5, ci sono stati tre capitani di polizia. Questo è anche un esempio che possa smentire ciò che dico. Però, ecco, dipende tutto da che cosa succede in RP o le persone si stufano o meno di fare un certo tipo di RP. Ok, ora abbiamo avuto la nuova linea I06300. Vediamo un po' il numero che viene fuori 63 root 01. Perfetto. Possiamo aprire le porte. Allora. Ottimo. Allora. 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 Perfetto, saliti tutti. Sì. Chiudiamo la porta dietro. Quella centrale. E pure questa davanti. Oppure per esempio, c'è questo wipe, è vero, ci sono stati anche tre direttori sanitari diversi, Shark, Brock e Alfred. Salve.
No, macchinina, non passi, cara. E giro io ora. Oh, la faccia verde. Taxi. Ops. Ops, ops, ops. Opla, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, veloce che è verde per me, opla, che è arancione, vabbè, è rosso appena adesso. Imbecille, sto qua. No, problemi con la porta, no! No! Che significa questo? Che devo andare là. Che devo prima... Mannaggia, oh, aprire la cosa. Poi ruotare quella cazzo di porta lì. Bah! Madonna, aspetta che spiego la musica. C'è solo questo, guarda, porco Giuda. Ok, ma vedi che funziona però, però. La stronza sta porta, mannaggia. Non funziona il coso, Dio mio. Si è rotta la porta, mannaggia. Störung Tunnellage.
Non mi ricordo più come si faceva un attimo. Sì, si faceva per forza così, ma non funziona quello. Dovrebbe apparire la manina qua. Non appare. Dovrei ruotare questo coso. Comunque ora dovrebbe funzionare in teoria. Ho aggiustato l'autobus, ho dovuto aggiustare l'autobus. Ora si chiude, infatti, sì. Si era spento, l'ho spento pure. Mettiamo la D. E via. Rimettiamo la musica. Il livello della musica com'è? Troppo alto? Va bene? Devo alzare, devo abbassare? Il gioco si sente? Cioè, sovrastano con l'audio come va? Va bene? Via. La canzone non mi piace. Fa rosso, vabbè, a questo punto riapriamo le porte se qualcuno arriva in ritardo. Può sempre salire. Tra poco dobbiamo partire. Macchina ci va a passare.
devo svoltare qua a sinistra, quindi mi metto qui. Collega di là. Sono un po' di persone in questa mappa, però... Collega. Verde. Perfetto. Guten Tag. Hallo. Salve, salve. Beh, posso chiudere. Ah, via. Collega.
là. Ora devo andare. Resta, che è verde, vedete che c'è la freccetta verde lì. Vabbè, quello... Superiamo. A destra, non girare. Perfetto. Via, su. Mamma mia, mi sto un po' annoiando. Opla. Quante fermate.
Perfetto. Schönen guten Tag. Perfetto. Via, rapidi e veloci. Ci lascia passare? Va bene perché non sono strisce pedonali. Io ora c'è la rotonda. Collega, sono 64, ciao. Perfetto. Mi vuole acqua calda nel motore. Oh, vabbè, le autobus continuano ad andare avanti ancora un po'. Purtroppo non posso farci nulla io. Sono in linea. Devo continuare. Spento il motore. Oppla. Un po' larghetta. Allo. Allo. Ok. Spingo il motore quando siamo fermi, così almeno raffredda un po' la temperatura. Però più di un tot non si può fare.
Vedrete che è il verde noi. Ah, ciao, piacere, come rieccoti. Io sto ancora guidando, ce ne avrò ancora per un decina di minuti, penso. Eccoci qua. Giro a destra. E poi a sinistra. Via. Dove siamo? Ok, mancano ancora poche fermate. Siamo un po' in anticipo. Perfetto. Via. Ma che cazzo frena sto qua? Oh. Nonna mia. Sto rincoglionito qui. Questo va a salire qua. Su, allora. Ciao. Vai, via.
Manix, prossimo wipe, io sinceramente non lo so ancora, però penso di entrare di nuovo in polizia, perché c'è molta gente che conosco che entra e rientra in polizia. Poi è tutto da vedere a seconda di cosa succede nell'RP. Però penso proprio di rientrare in pula, perché c'è gente che conosco che rientra e tutto. Beh, tipo Alcazan, poi anche le passine di Mari, che lei entra, io un po' in polizia. Poi c'è certa gente che tipo, se non accetta la gang, oppure eccetera, vanno forse negli sceriffi. Bisogna vedere un po' cosa succede nell'RP, vediamo un attimo un po', ecco. Vediamo un po' anche chi va, chi non va, dove, ecco. Ancora devo un po' informarmi, farò un po' di domande in questi giorni di attesa. Tu invece cosa fai? Tra? E niente. Guarda, decidi tu. Comunque, a parte gli scherzi, cosa dovresti fare tu? Manix, a parte gli scherzi, cosa dovresti fare veramente? Allora. Perfetto. Sono scesi tutti. E ora possiamo finire la corsa. Una cosa che voi non vedete è questa cosa che faccio io, però. Mi dai punti vari, dei punti. Perfetto. Va bene ragazzi, allora io vi ringrazio tanto per essere qui con me. Vi ringrazio molto e io vi saluto.
Ci vediamo nella prossima live. Mi raccomando, lasciate il follow, è tutto, e adesso siamo qua che boh, aspettiamo che riapra il server. Boh. Allora, io vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima live. Ciao. Geography.